That's what all the people say. Siamo di fronte a un esemplare di Ghibli, in questo caso 4007. La macchina fu presentata al Salone di Torino nel 1966 e l'anno successivo andò poi in produzione fino all'anno 73. Questo è un esemplare 4007, è un'ultima versione, una vettura che aveva oltre 300 cavalli e presentava i 300 km orari. È un 8 cilindri a V con 4 carburatori Weber, abbiamo un assale posteriore rigido, ruote anteriori indipendenti, con trapezi. Ghibli Spider, ci troviamo davanti a una vettura concepita nel 1969, è pressoché identica come prestazioni e come tecnica costruttiva della sua sorella GT, non fosse altro che è stato volutamente tagliato il tetto. Le concorrenti di questa vettura negli anni, fine anni 60, era la Ferrari Daytona, e mentre per quanto riguarda la Lamborghini era la Lamborghini Miura. Qui Maserati ha sempre portato avanti la propria filosofia di avere una macchina accattivante e sportiva, ma comunque sempre confortevole, gradevole da guidare, poter fare anche dei lunghi viaggi. Questo esemplare nello specifico è un 47 del 69, appartiene alla collezione Maserati Umberto Panini. Ne sono stati costruiti solamente 120 esemplari. C'è un piccolo escamotage per riconoscere se effettivamente l'esemplare originale oppure no, guardando il numero di telaio. Il numero di telaio dispari corrispondeva alla vettura Spider e il numero di telaio pari corrispondeva invece al Gran Turismo GT. Queste vetture sono vissute dai possessori, credo in maniera quasi fobica, nel senso che vengono amate e riverite più di quando magari succedeva nel momento in cui vennero fabbricate. L'8 cilindri Maserati comunque è diventato un'icona per la sua robustezza. Queste macchine purtroppo stanno prendendo la via dell'estero e, ahimè, diventerà una mancanza in futuro per le nostre opere d'arte che in passato siamo riusciti a creare e che purtroppo stanno scappandoci di mano. Nel 1996 siamo stati, mio padre è stato interpellato per salvare l'intera collezione Maserati, che in caso contrario sarebbe stata destinata tramite il meccanismo delle aste a finire in giro per il mondo. Accettò di intervenire acquistando l'intero lotto delle vetture Maserati e da quel momento lì nacque il museo Collezione Umberto Panini, che è diventato formalmente il custode della storia Maserati. Questo è un esemplare del 1996, quindi uno degli ultimi prodotti dalla Maserati. La Ghibli nasce nel 92, la macchina è un 2000 di cilindrata, 6 cilindri a V, biturbo, sempre partendo dall'idea vecchia dei vecchi biturbo, ha 305 cavalli, è godibilissima, ha un comfort veramente eccezionale.